Oggi la voce dei lavoratori, della classe operaia, delle classi popolari, che sono la maggioranza delle persone che vivono in questo paese, è assente nel dibattito pubblico, politico, dei media. Questa pandemia ha dimostrato clamorosamente che chi produce la ricchezza nel nostro paese non ha mai smesso di andare a lavorare, è la classe operaia. Ed oggi è evidente che i padroni in questo paese hanno un piano molto preciso. Questo piano è far pagare questa crisi ai lavoratori e alle classi popolari, è scaricare il costo di questa crisi sulle spalle dei lavoratori, mettere le mani nelle nostre tasche per salvare i profitti delle grandi imprese e dei grandi capitalisti. Abbiamo visto che è bastata una telefonata della Confindustria per sostituire il governo Conte con il governo Draghi. Ecco cosa serve Draghi, a condurre politiche ancora più aggressive, aumentando i diritti di sfruttamento. Altro che governo dei migliori, questo è il governo dei padroni. Soprattutto noi giovani, ce la stanno vendendo come un'opportunità, ma non ci dicono che questo recovery plan saremo noi a ripagarlo. Con il debito, con le riforme dell'istruzione, con il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro. Da questa pandemia potremo uscirne o salvando i profitti dei grandi capitalisti, oppure rovesciando il banco. Non esiste nessuna terza opzione. È necessario unire le lotte in questo paese dei lavoratori, dei disoccupati, dei precari, degli studenti, rispondere colpo su colpo, cari compagni. Un nemico, un fronte, una lotta. Viva il 1° maggio! Viva la giornata internazionale dei lavoratori!